Oh, ascolta, ti devo chiedere una cosa. Dimmi. Se hai 8 caramelle, ne mangi 2 e ne prendi 4, quante caramelle avrai? Ma che domanda è? Tu rispondi. Se ho 8 caramelle, ne mangio 2 e ne prendo 4? 6! Vieni con me a fare il test di stupidità, va? Ma è giusto! Ne prendi 4, come fai a averne 6? Ne hai comunque 4. Non ho capito. Vabbè, lascia perdere. Adesso faccio tutto il figo, poi so già che farò una figura di merda. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy e oggi ragazzi voglio sapere se sono stupido oppure no. In realtà so già di essere stupido come una lampadina, però oggi faremo un test per vedere se è effettivamente così. Lo so già che è così, cosa lo faccio a fare? A inizio video abbiamo visto chi ha il quoziente intellettivo pari a quello di una calza. Vero? Ora tocca a me. Però ragazzi lo sapete, prima di cominciare vado a salutare Clelia Sabba, Giulio Cariatidi, Luca Ronco e Sara Michelotto. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi Sara Michelotto, grandissima. Raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. Bene ragazzi, io direi di andare a scoprire quanto sono scemo da 1 a 10. 11. Cosa me le metto a fare le cuffie? Devo fare un test. Siamo partiti benissimo. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Osserva l'immagine e rispondi alla domanda. Va bene. Quanti pulsanti di colore verde ci sono nell'immagine? Io ne vedo uno. Vediamo. Easy. Se le domande sono tutte così, siamo a cavallo. Ma qualcosa mi dice che non saranno tutte così. Quando ti guardi allo specchio, in quale lato del tuo corpo appare la mano sinistra? Specchio. Mi verrebbe da dire destro, visto che nello specchio tutto è al contrario. Sinistra, lì è destra. Non mi sono mai sentito così confuso in tutta la mia vita. In quale lato del tuo corpo appare la mano sinistra? Boh, raga, mi sono già bloccato. Però è a destra. Perché anche se riflette è comunque sul lato sinistro. Sinistro. Dai! In realtà era facile. Sono io che ci metto un'ora a capire le cose. Quanti buchi ci sono in una maglietta? 2, 3, 4. Meno male che ho una maglietta. Allora c'è il collo, le maniche. Ah, e dove si infila? Se no, come te la metti? 4. Ripeto, queste sono facili. Se sbagliassi anche queste, sarei messo proprio male. Cosa nasconde quest'immagine? Ma che è sta roba? Un popolo, un numero, delle forme regolari. Stasera vengo a dormire a casa tua, eh? Aspetta! Questa è la famiglia di patate! Ma che cosa ne sto facendo della mia vita? C'è scritto popolo! Mamma mia, raga! Se è sbagliata rido tantissimo. Un popolo! Vabbè, raga, ma di che cosa stiamo parlando? Anche questa era facile. Oiracnoc la adnamod Azeuc a idnopsi. È latino per caso? Cos'è sta roba? Ci potrei stare ore così, ve lo dico. Ah! Ma non ci sto credendo. È scritto al contrario. Ci ho messo un'ora, raga. Rispondi a questa domanda al contrario, ok? No! Al contrario. Quindi KO. Vabbè, raga, basta. Dopo questa, ho finito. C'è, capito? Eh sì, se era al contrario non poteva essere ok. Ma cosa mi sta succedendo? Se rispondi male a questa domanda, perdi. Se rispondi bene, perdi lo stesso. Ma cosa? Bene, male, ok. Non posso rispondere né bene e né male, perché sennò perdo. Per cui rispondo, ok. Gli alieni mi hanno rapito, mi hanno dato un nuovo cervello. Forse è meglio se sto zitto. Quanti topi ci sono nell'immagine? Sembrerebbe essercene solo uno. Infatti, easy anche questa. Se hai due tazze piene a metà, quante tazze avrai? Una tazza, due tazze, mezza tazza. Già qui iniziano i problemi. Una tazza a metà, un'altra a metà, insieme formano una intera. Quindi una tazza. Se è giusto, me ne vado. Diciamo una tazza. Ecco. Sembrava strano che le avevo azzeccate tutte. Dai, stava andando così bene. Scegli la freccia destra. A, B, C. Ma la freccia che va a destra o la freccia a destra, cioè la C? Segno di carta! Però avrebbe detto scegli la freccia che va a destra. Non lo so, mi sta esplodendo il cervello. No, però la freccia a destra. E se fosse un trabocchetto? Io dico la A, perché effettivamente quella freccia sta andando a destra. Che culo. Quante SC ci sono nel testo? Sono sceso dalla montagna sciando. Una, due, tre. Allora, sceso ed è una. Sciando, due. Due. Ah no, aspetta però. E t'ho fregato. Nel testo. Non nella frase dopo il punto interrogativo. Per cui 3. Vabbè. Raga, è ufficiale. Voglio i premi. Vi prego, non insultatemi. Però in effetti questa
Era un po' a trapocchetto, eh. Il re di cuori è l'unico re del mazzo di carte. Sì, vabbè, ma questa non lo so, non le conosco le carte. A cui manca qualcosa. Cosa? Il cuore, i baffi o la corona? Il re di cuori, non penso gli manchi il cuore. Non avrebbe senso, almeno credo. La corona, però è un re senza corona. Sembra strano. Dico i baffi, raga, ma a casissimo. A esclusione. E infatti, madonna che culo. Sul tavolo ci sono 12 mele. Se ne prendo 4, quante mele avrai? La domanda che ho fatto prima. Se la sbaglio, sono un coglione. Ne sono 12, ne prendo 4, ne avrò 4. Giusto? E signori! No, veramente, se la sbagliavo mi potevo lanciare dalla finestra. Comunque, raga, fatemi sapere invece qual è stato il vostro di risultato. Mi raccomando, non barate. Comunque, raga, se il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook. E quindi, se vi va, seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io, raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi!